Presidente Magri, Acervia per il Consiglio federale che ha preso una decisione molto importante, Blengini nuovo commissario tecnico della nazionale maschile. Beh, evidentemente è una notizia che conoscono tutti, forse la conoscevano già da qualche giorno perché era una scelta logica. Noi intanto oggi mi ha fatto piacere confermare, prendere che Berruto continuerà a lavorare per la nostra federazione, vuol dire che il rapporto di stima reciproca è rimasto intatto. Evidentemente anche la scelta di Blengini non è certamente una scelta di ripiego, ma era una persona in cui la federazione, lo stesso Berruto, una persona in cui credevamo molto, è uno degli allenatori in questo momento che andava anche per la maggiore, che si sono contese due squadre ad altissimo livello. Per lui adesso poi parleremo, finito il discorso dell'europeo, sicuramente ci vedremo anche con la sua società con cui ho già parlato, perché si deciderà poi quale sarà assieme la linea da tenere nei confronti di Blengini, di quelli che saranno le necessità e le teorie della federazione. Blengini faceva già parte dello staff di Berruto, questo può essere un punto a favore in vista della World Cup, che ricordiamo mette in palio la qualificazione olimpica, e in vista poi, come ricordava lei, dell'europeo. Tanto la cosa che mi è spiaciuto di più, perché sicuramente l'Italia, con le mancanze che aveva di alcuni giocatori che non erano presenti e anche la mancanza di altri di alcuni presenti che hanno determinato una situazione un po' particolare, l'Italia secondo me ha fatto una buona World League. Abbiamo vinto col Brasile, abbiamo vinto con la Serbia, di poco abbiamo perso con la Polonia, abbiamo sperimentato qualche giovane che si era già visto, perciò penso che il futuro io lo vedo, sono ottimista per natura, ma sono convinto che questa nazionale farà bene e il primo ad esserne felice sarà Berruto. Ha ricordato il quinto posto nella World League maschile, con alcuni giovani interessanti messi in mostra, Giannelli su tutti. Anche in campo femminile però un ottimo quinto posto nel World Grand Prix per la squadra di Bonita, anche in questo caso con delle giovani giocatrici che hanno dimostrato di avere dei valori importanti. Forse si poteva avere anche un risultato migliore, ma bisogna essere contenti di quello che si è visto. Aver visto delle sedicenni, diciassettenni che giocavano contro Brasile, Russia, Giappone, forse era una cosa impensabile. Queste sono soddisfazioni, perché dimostrano il lavoro di fondo che fa la federazione. Poi le chiacchiere preconcette non mi toccano più di tanto, nel senso che bisogna lavorare. Proprio i due club Italia, sia quello maschile di A2, sia per la prima volta credo nella storia della nostra federazione, ma anche di altre federazioni, c'è una squadra, un club Italia di ragazzine che partecipa al campionato di uno. Per me questa è una grossa soddisfazione.